Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Rottweiler, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Rottweiler è un cane forte ed energico, che può intimorire a causa delle diverse pellicole che lo ritraggono come un cane aggressivo. Sotto i muscoli e l'aria da duro si nasconde in realtà un grande cuore d'oro. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Rottweiler Cosa Sapere, che ti invitiamo a recuperare. Analizziamo alcuni dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Sono dei cani intelligenti e facili da addestrare. Sono infatti nella classifica delle 10 razze più intelligenti al mondo. Apprendono in un modo davvero veloce, soprattutto in tenera età. Numero 2. Il loro pelo non ha bisogno di particolari cure. Il loro pelo, oltre ad essere corto, tende a cadere poco, per cui una spazzolata ogni 2 settimane sarà perfetta. Durante i periodi di muta, invece, sarà necessario farlo un po' più spesso. Inoltre, necessitano di essere lavati solo quando necessario, ossia quando sono davvero sporchi. Numero 3. I Rottweiler sono nati come cani da guardia. Attenzione, perché non esiteranno a reagire nel caso in cui si sentano in pericolo o per difendere il padrone e la famiglia. Numero 4. Sono degli ottimi compagni per tutta la famiglia. Adorano la compagnia dei bambini e accanto a loro saranno ancora più pazienti e protettivi. Ricordiamoci sempre che comunque le interazioni tra cane e bambino vanno sempre supervisionate. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora, diamo un'occhiata ai contro di questo cane. Numero 1. Hanno un'aspettativa di vita breve. Si aggira tra gli 8 e gli 11 anni, che comparata agli altri cani della stessa stazza è più breve del solito. Per fare in modo che il cane sia in ottima salute, saranno necessarie delle regolari visite di controllo dal veterinario. Numero 2. Spesso possono essere testardi, soprattutto nel caso in cui non riconoscano il padrone come figura autoritaria, per cui prenderanno il sopravvento, avendo un carattere dominante. Questo può essere un grosso problema, per cui ci sentiamo di sconsigliarlo per proprietari alle prime armi. Numero 3. Hanno bisogno di tanto tempo da dedicare all'educazione e alla socializzazione. Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di un cane dal carattere molto forte, quindi è fondamentale che ogni giorno il padrone gli insegni cose nuove e faccia tantissima socializzazione, soprattutto da cucciolo. Non è una razza per persone occupate, possono diventare degli ottimi compagni di vita, ma con il padrone giusto. Nel video di oggi hai scoperto alcuni dei pro e contro sul Rottweiler. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Se questo genere di video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale razza vuoi che venga analizzata scoprendone i pro e i contro nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto! Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!